che si possa leggere in questo qualche cosa che noi oggi potremmo chiamare intenzionalità. Il corpo della presa, della preda, è lo strumento per sfamarsi, oltre che il segno del valore di colui che lo cattura. Se è rappresentato prevalentemente e sproporzionatamente il corpo, questo vuol dire che è rappresentato il senso che gli si attribuisce. L'animale è rappresentato per la funzione che svolge e non per quello che è. La sua funzione è la quantità di carne che se ne può ricavare ed è in rapporto allo sforzo richiesto per abbatterlo. Il sovradimensionamento del corpo rappresentato sintetizza splendidamente questi due vissuti. L'animale è rappresentato per il suo senso in seno alla comunità degli uomini. Il senso è la pancia. Il corpo dell'animale acquisisce un senso in funzione del corpo dell'uomo. Ha valore colui che più è in grado di soddisfare la pancia. Dunque il sovradimensionamento dei corpi rappresentati e la scarsa attenzione per gli arti mostra l'intenzionalità del gruppo che elabora l'immagine. Ovviamente l'intenzionalità verso l'animale, non penso si possa dire, ovviamente l'intenzionalità verso l'animale, non penso si possa dire che operi una intenzionalità verso il segno che nomina l'animale. Altro elemento che occorre notare è proporzionalmente il basso numero di figure antropomorfe. Il fatto che questa sia dedicata per lo più una rappresentazione tridimensionale scultorea, anche questo significa qualcosa, mostra una intenzionalità di tipo diverso di cui l'oggetto rappresentato viene investito. Mostra che siamo su una soglia, siamo sulla soglia della coscienza. Gli uomini stanno cominciando a separarsi dalla propria soggettività, a pensarsi cosa fra le cose, smettono di essere solo corpo, smettono di essere solo dentro. C'è un momento breve nello sviluppo di un bambino in cui per dire io, egli, indicando se stesso, dice tu. Vede gli altri che indicandolo gli attribuiscono il tu e pensa a se stesso come tu. Non ha ancora acquisito il meccanismo che produce il tu, il quale altro non è che il meccanismo che ci fa essere io. Nella coscienza dell'uomo paleolitico, prima di varcare questa soglia, ciò che egli raffigura è il tu, cioè l'animale, la preda, il proprio objectus. Occorre fare di sé un oggetto per potersi pensare come un Dio, per ottenere quello che oggi chiamiamo autocoscienza, perché la coscienza è una duplicazione della realtà. Se confrontiamo il basso numero di figure antropomorfe di quel periodo con la preponderante raffigurazione antropomorfica di tutti i secoli e millenni successivi, comprendiamo che vi è una sorta di incapacità a farsi oggetto in questa ritrosia verso la propria immagine. Restiamo ancora sulla soglia. Non sia ancora del tutto in grado di dirigere su di sé il proprio sguardo. Su quelle pareti, o dovunque questo passaggio sia avvenuto, gli uomini hanno rivolto lo sguardo su di sé, rappresentato l'intenzione dell'occhio che vede e non la cosa che è vista. Se poi teniamo ferma l'analogia caverna-coscienza, terra-corpo, abbiamo anche un altro punto molto significativo. Tanto per tenere il filo con il concetto di Leibniz, accade qualcosa che noi facciamo tranquillamente senza rifletterci tanto. Noi uomini di questo tempo prendiamo una pila, entriamo nella caverna, entriamo cioè nel corpo vivo del pianeta e illuminiamo le raffigurazioni, le fotografiamo, cioè le fissiamo su supporti diversi dalla roccia e le acquisiamo così al nostro mondo. Ma il nostro mondo è un mondo di oggetti. La cosa è una causa. Questa è l'origine della parola. Accade cioè che la lingua sa perfettamente che il nostro mondo fatto di cose è un mondo intenzionale, la causa è un obiettivo. Le cause sono le cause dei nostri pensieri. Accade cioè che con le nostre pile, luci artificiali varie, macchine fotografiche, noi andiamo direttamente a contatto col piano dell'esperienza vivente, vissuta di quegli uomini lì. Lo fotografiamo, intenzioniamo, facciamo cosa, causa di qualcosa che forse non lo era ancora, qualcosa che il meccanismo dell'intenzionalità e del senso che produce il mondo lo stava forse creando in quell'istante come sforzo di un'intera comunità che si riuniva intorno al venire agli occhi di quanto era solo corpo. Perché mi piace pensare che certe pitture siano più il frutto della pancia, cioè del corpo, piuttosto che del pensiero. Mi piace pensare che il pensum è venuto dopo, che in quel tempo lo strumento fosse un altro, che fosse il corpo intero a pensare. Pensare Tony alla terra significa pensare soprattutto il corpo della terra.
ciò che sta fuori come ciò che sta dentro. Magari anche loro, senza saperlo, tentavano di interiorizzare il fuori iniettandolo nelle profondità delle caverne. Volevano fosse assimilato alla stessa interiorità del pianeta, potenza del rito, cammini all'esterno che incardinano veri e propri binari all'interno, fanno essere noi ora qui incardinati nei binari che le nostre parole e le sintassi con le quali le ordiniamo ci destinano nel nostro profondo. La geometria del corpo interiore disegna e forma il corpo del corpo ulteriore, disegna e forma il corpo interiore. Portavano dentro e fissavano sulla roccia, cioè nel corpo della terra, quel che trovavano fuori, assimilandolo al corpo della dea, lo assimilavano al corpo della comunità. Allora, questa era la prima parte che riguardava, diciamo così, il neolitico. Questa seconda parte tratta di un'altra, tratta praticamente un mito che è riportato da Ferecide nel VI secolo avanti Cristo. Per Ferecide c'erano tre divinità originarie: Chthon, che era la terra, Zas e poi Cronos. Chthon però era la terra, ma come dimensione profonda, sconosciuta, oscura in qualche modo. Zas invece era la luce. Zas è anche una deformazione, cioè sì, praticamente è Zeus praticamente, ecco, ed era la luce sostanzialmente. Poi c'era Cronos. La terra era Cronos, la profondità della terra, la profondità sotterranea ed oscura. Nello sposare Zas si spoglia del velo che le copre il corpo e indossa il mantello che lo sposo ha ricamato per lei, prendendo il nome di Ge. E quando furono passati 3 giorni dalle nozze, allora Zas intesse un mantello, Pharos, grande e bello, e in esso ricama Gea e Oceano, e le case di Oceano. Volendo infatti che le nozze siano tue, in questo modo ti onoro, ma tu rallegrati con me, e con me congiungiti. Questo dicono che all'inizio sono stati i doni nuziali, e da ciò venne la norma agli dèi e agli uomini. Ed essa lo ricambiò accogliendo bene il mantello. Questa è una citazione da Diogene Laerzio. Comunque, Chthon, la profondità oscura e misteriosa, diventa Ghe nel momento in cui Zas la copre con un mantello su cui è disegnata la superficie della terra. Ciò significa che per Ferecide non è possibile conoscere la terra nel suo profondo, Chthon, ma può essere conosciuta solo per la parte esposta a Zas, la luce. Ghe significa ciò che brilla e splende nella luce. Per splendere nella luce occorre essere superficie. Cioè, qui abbiamo che il mito sa benissimo, il mito riportato da Ferecide, sa benissimo che noi non possiamo conoscere la profondità della Terra, che quello che noi vediamo è sempre solo superficie. Infatti, Chthon cambia nome e diventa Ghe, appunto. Ghe significa ciò che brilla e splende alla luce. Per splendere alla luce occorre essere superficie. Il cielo, Zas, mette sulle spalle di Chthon Ghe il mantello che egli stesso ha ricamato. Sul mantello Zas ha intessuto la forma della terra, dell'oceano e del suo palazzo. Il mantello è Pharos. Nel mantello vi suona Fae, che vuol dire mettere in luce, ma anche attraverso l'accadico Baru, l'apparire, e l'ebraico Bahar, che è l'ardere. Ovviamente in un'altra accezione della parola Pharos c'è il tessuto, la vela, il mantello appunto. Poi nel lituano Barvu c'è il colore uniforme, nell'accadico Barvu c'è il tessuto colorato, in Baramu c'è il tessere. Tutte queste cose ci sono nel mito. Il mantello è ricamato in tessuto da Zas con l'immagine dei monti, dell'oceano, del palazzo e delle case di Zas, le case della luce. La lingua sa che il mantello
è ciò che Dicton appare, Dicton, la profondità oscura, da allora apparirà solo che. Ed è per questo che le spose indossano un vestito ricamato. Cito una registrazione che avevo di Franco Farinelli, che è docente di geografia all'Università di Bologna. E tuttavia, nell'attimo in cui Cton si toglie il velo che la nasconde per indossare il mantello, c'è un attimo in cui può essere vista. Alla fine delle nozze sacre, quello che si può vedere è solo l'immagine della faccia della terra, non le vere montagne, non i veri laghi, ma l'immagine delle montagne, l'immagine dei laghi. Oggi, dice Farinelli, le spose non portano più il mantello, ma i filosofi sono rimasti lì dove Fereside li aveva messi 600 anni prima di Cristo. Devono accontentarsi delle apparenze, perché noi non possiamo conoscere le cose per davvero. Fin qui la citazione. A questo punto però occorre fare attenzione a una cosa. Zas, la luce, veste nel proprio veste col proprio mantello Cton, che in questo modo diventa che. Cosa può voler dire? La terra rimane la stessa, solo si veste col mantello di cui la luce la ricopre. Che cosa dice il mito qui di straordinario? Dice la natura di un fenomeno fisico che abbiamo sotto gli occhi in ogni momento e di cui non ci rendiamo conto. La luce si dà sulla Terra solo su due dimensioni dello spazio. La luce, cioè, fa mondo solo a partire dal contrasto con i piani che non giunge a illuminare. Quei piani li sottintende ma non li illumina. Se li illuminasse si perderebbe proprio la dimensione della profondità. Cton è tagliata fuori dalla luminosità del mondo, ma la determina. Ovviamente ciò è dovuto alla direzionalità del fenomeno luminoso. Non possiamo vedere la luce perché in essa nulla ci è visibile, ne possiamo solo cogliere l'effetto sui corpi opachi. Il corpo, l'oggetto opaco, è esposto e direzionato dalla luce. La luce, cioè, gli inietta un senso a cui il corpo si volge. Non solo. Anche l'occhio umano colpisce l'oggetto da una sola direzione. Anche l'occhio umano coglie dei fenomeni ciò che esso, che adesso è direzionato. Se pensiamo ad esempio al Rinascimento e alla prospettiva lineare di Piero dell'Alberti, oppure anche alla prospettiva aerea leonardesca, non possiamo che constatare che quello che fanno altro non è che il riportare sul piano bidimensionale della luce, cioè la condizione che permette di ricevere la totalità della luce possibile, la terza dimensione, in modo scientifico. Quello che fanno, cioè, è di cercare di recuperare Cton a Ghe. Infatti l'ombra, in una rappresentazione bidimensionale, non può che essere finta, non può che essere immagine. L'operazione è doppia. Da un lato l'acquisizione del punto di vista unico, predominanza assoluta della direzione e del senso dello sguardo, che lo sguardo proietta sulle cose. Per avere l'illusione della profondità occorre che io mi metta nella posizione in cui il pittore mi ha progettato. Dall'altro, l'acquisizione della totalità della luce possibile in un dato ambiente. Zas compie dunque la prima operazione di straniamento, fa provenire il senso del corpo non dalla profondità del corpo stesso, ma da fuori. Fu Anassimandro il primo, Anassimandro di Mileto, allievo di Talete, che disegnò la prima mappa, il primo ecumene. Forse era un disco di terracotta, forse altro. Lui disegnò l'ecumene e l'ecumene aveva forma di cerchio. E il concetto di mappa, riduzione bidimensionale dello spazio, forse getta un po' di luce anche sulle antiche caverne di cui parlavo sopra. Era la mappa dell'animale che veniva assimilata nel profondo, cioè la sua riduzione a superficie. Il rito ne iniettava la forma nelle viscere della terra e dunque del corpo dell'uomo, nel corpo dell'uomo. Ma con Anassimandro diventa esplicito quanto la coscienza comune aveva assimilato. Già in Omero la profondità della caverna viene superata. L'apertura sul profondo viene chiusa da quel palo conficcato nell'occhio di Polifemo, da Odisseo. Proprio in quel punto, infatti, comincia la geometria. Qui geometria è la misura di che? La misura, cioè, della terra esposta alla luce. Odisseo è il primo geometra.
quando tanto fummo lontani quanto si arriva col grido, si rivolge al gigante con parole di scherno. Il gigante lancia il masso fin oltre la prua della nave e la nave torna indietro. Odisseo, pur trattenuto dai compagni, sfida di nuovo il gigante, dichiarando innanzitutto la propria identità, non Udeis, cioè nessuno, ma Odysseus, e lo fa calcolando, verso 491 dell'Odissea, nono libro. Quando due volte tanto di mare avevamo percorso, dice, allora lui lancia il grido di sfida di nuovo. Il calcolo è astratto, non si dice il metro, si fa riferimento all'occhio, non più alla voce e all'orecchio. Il dire il doppio significa stabilire uno standard, un metro, ed è per questo che è il primo geometra, perché usa un concetto astratto. Visto che la roccia lanciata oltre la prua della nave spinge la nave indietro, la risucchia, cioè verso la voragine che è la bocca di Polifemo che li avrebbe divorati, egli calcola la distanza in modo che la roccia lanciata dal gigante provenisse da una distanza tale da cadere a poppa, quindi spingere via la nave. Con Anassimandro si passa dalla cosmogonia, cioè dalla storia, dal mito, così, si passa alla cosmologia, si passa dal mito, cioè dal racconto, alla geometria. Egli per primo disegnò su una tavola la mappa della terra abitata, attirandosi l'ostilità dei contemporanei per aver rappresentato il mondo visto dall'alto, così come solo gli dèi avevano potuto vederlo. La tavola di Anassimandro però non era il mantello flessibile di Zas, che si adattava al corpo di Ghe. La tavola di Anassimandro era rigida, non stava sopra la terra, stava sotto, la sosteneva. Era un modello geometrico, non aveva bisogno di un elemento che la sostenesse. Su questa operazione fu resa possibile la geometria euclidea, la conquista dell'America, del mondo da parte dell'Occidente, Tolomeo e molto altro. Permise la grande epoca del Rinascimento italiano e la riduzione del corpo a tavola anatomica. La profondità di Cton si trasformò nella planimetria di Ghe. Se ci si fa caso, è in atto una lenta operazione antigravitazionale. Da una direzione verso il basso, cioè verso il dentro, verso il proprio centro gravitazionale, lo sguardo dell'uomo compie un arco di più di 90 gradi e si indirizza orizzontalmente parallelo al piano della Terra. Si fa coscienza l'arco che il corpo stesso aveva compiuto centinaia di migliaia di anni prima col passaggio alla posizione retta. La direzione dello sguardo, cioè del senso, si sposta dal dentro al fuori. Tuttavia il percorso dell'arco non era ancora compiuto e doveva compiersi con lo sguardo verso l'alto, col prendere come proprio centro di gravità non più la profondità della terra e dell'oscura profondità del corpo, ma la luce stessa, il mettersi in asse fra la gravità oscura del corpo e la gravità della luce, rappresentato dalla posizione verticale. Ecco, io ho finito queste due parti, se volete sospendo e lascio la terza indietro per non farla troppo lunga. Beh, adesso direi che possiamo passare alla seconda provvisione di Tommaso Tosi e lascerei magari spazio alla fine per domande, approfondimenti anche dell'intervento di Paolo. D'accordo? No, ecco, però se riuscissimo così, già io credo potrebbe essere utile a riassumere, cogliere qualche suggestione di questo discorso di Paolo, riportandolo, cioè, dentro all'ambito dello sviluppo di questo progetto, di questa mostra, o rimandiamo dopo? Io ascolterei anche la parte, diciamo così, che
parte dalla modernità, da quando